Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui con il nostro appuntamento delle tattiche che mi hanno portato a fare questa settimana Elite 2. Come sempre, quando c'è un piccolo cambio di tattiche e c'è un buon posizionamento in Weekend League, io vi porto degli aggiornamenti di modo che ciò che faccio io potete provarlo anche voi. Allora, partiamo dal presupposto che questa è stata la squadra che ho utilizzato. Questi sono i miei 11. Questi sono i miei panchinari. Valuta ho usato pochissimo questa week e Madison, ragazzi, è stata la pippa che mi è uscita dal TOTS garantito BPL. Quindi sono stato sfortunato in questo pacco e quindi non ho trovato niente di che. Mi è andata, diciamo, meglio con Roussillon da questo punto di vista, perché almeno lo posso usare titolare e mi ha permesso di incassare 140-150k dalla vendita di Alexandro, che poi andrò ad investire in Gullit, ragazzi, che ho completato 9-10 sfide su 14. Sono rimaste le più costose, però sto aspettando di trovare qualcosa, anche un 400-500k di giocatori che mi permettono di avere un po' di ammortizzamento da questa sfida, perché ragazzi, altrimenti dopo se mi faccio Gullit rimango con 0 crediti e non posso più comprare nessuno. Allora, questi sono gli 11. Benissimo Van Dijk, peccato che gioca a 8. Cancelo 88-89, non fa differenza, mi ci sono trovato benissimo. Mbappé soffre tantissimo più di Neymar, però questa settimana mi ha segnato abbastanza. Ronaldo, lo conoscete, è onnipresente, fa il suo, anche se questa week non ha segnato tantissimo, però ha fatto un botto di assist, raga, 202 assist in totale. Pogba non ha fatto niente, ragazzi, la versione base comincia a soffrire veramente troppo. Ha fatto veramente poco e niente, forse qualche assist, di gol nessuno, non ricordo nessun gol lui. E Eusebio, vabbè, lo sapete, è una macchina da gol. Ormai Neymar stessa cosa, quasi ha raggiunto quasi le 1000 partite con me. E addirittura, ragazzi, Roussillon mi ha fatto un gol di testa. Per chi dice che è basso, ragazzi, stiamo parlando di un terzino che è, sì, ok, non è affidabilissimo sui colpi di testa, però è 1,75 m con 81 di elevazione, che con la carta ancora diventa 91 di elevazione. Non sarà uno dei top in difesa, ovviamente, a saltare. Però ricordiamoci che c'è l'ala che tutti utilizzano, che è 1,78 m, e molti la utilizzano. Quindi, per chi può dire Roussillon com'è, come non è, raga, per me è fortissimo. Mi ha fatto vendere Alexandro e non me ne sto, non mi fa sentire la mancanza. Lui, nonostante sia scritto alto normale, ragazzi, in difesa fa il suo, fa delle diagonali con la CPU impressionanti, anticipa tutti, poi li recupera, è una cosa impressionante, una macchina. Così come Cancelo, infatti. Roussillon io lo toglierei solo per Tejes 93. Finito di dire questo, partiamo a vedere le nostre tattiche. Allora, vi dico già, queste due non le utilizzate per niente, ok? Ho utilizzato queste due e a queste due andavo a cambiare in game qualcosa che poi ovviamente vi farò vedere. Allora, partiamo dalla tattica che uso per quasi tutta la partita, ovvero questa qui, che è la classica che avete visto quasi in tutti i video, ed è ripiega con 5 tacche di ampiezza, 4 di profondità, equilibrata con 6 di ampiezza e 5 di giocatori in area. Potete anche fare un 5-5, però a me piace giocare abbastanza largo con questo modulo, quindi metto 6, 2, 2 angoli e punizioni, potete mettere 1-1, 3-3, in base a come volete voi, però io, come dico sempre, preferisco non avere troppi giocatori in avanti, altrimenti si crea un bordello. Come istruzioni, se vi ricordate, la scorsa volta vi ho detto che stavo usando entra in area per il cross e COC. Andiamo a togliere quell'opzione, perché togliendola si ha più modo di sfruttare il tiro di prima da fuori area. Nel senso che se voi andate sull'esterno e vi accentrate, quando poi andate a ripassare all'altro esterno, l'esterno si trova quasi sempre al limite dell'area per fare il tiro di prima. Se mettete entra in area per il cross, il vostro COC laterale, invece di trovarsi in posizione giusta per il tiro, purtroppo lo ritrovate in aria, quindi perdete un'occasione da gol. Quindi io vi consiglio di toglierlo. Analizziamo bene le istruzioni. La prima punta inserisci dalle spalle e basta. Ai due COC laterali rientra in difesa senza nient'altro. Al COC rimani avanti e svaria. E volendo potete mettere anche supporto base e svaria, quindi come preferite voi. Però io preferisco lo svaria perché mi piace vedere Neymar muoversi. Poi abbiamo i due CDC, che è il classico intercetta, resta dietro e copertura al centro, e i due terzini resta dietro in attacco.
Queste sono le tattiche che io ho usato. Quando ero in svantaggio, ho usato queste, che sono differenti dalle altre che avevo, perché qui andiamo ad utilizzare il pressing costante per mettere proprio in difficoltà l'avversario. E abbiamo 5 ampiezza, 4 profondità, perché non me la voglio rischiare troppo, perché se mettete una difesa alta, ragazzi, ve la rischiate veramente troppo. Io di solito la uso quando sono 2 gol sotto a metà partita per poter recuperare. Ampiezza 6, giocatori in area, questa ce la rischiamo giustamente, 7, 2-2. Come istruzioni abbiamo a tutti quanti rimani avanti, a tutti rimani avanti, quindi COC laterali, COC centrali, ai soli due CDC rimaniamo uguale alla cosa, però vedete per esempio al CDC più offensivo gli ho messo solo copertura al centro e intercetta in modo che lui può salire e ha un terzino, il terzino più offensivo. È più decente con i piedi, in questo caso Cancelo, gli metto attacco equilibrato, quello lì che deve rimanere indietro resta dietro. Quindi terzino più offensivo che ha i piedi migliori, gli dite di poter di avere un attacco base, quindi di fare il suo, può anche salire. Terzino più difensivo che c'ha i piedi a martello resta dietro in attacco. CC con i piedi offensivo gli mettete il base, quindi di poter anche avanzare, però di coprire sempre al centro e di intercettare, e per tutto il resto della squadra, ragazzi, rimani avanti. Così avete più modo di segnare. Andiamo poi a vedere. Scusate, mi sono uscito. Andiamo poi a vedere cosa ho cambiato di tanto in tanto nelle tattiche. Allora, ragazzi, ve lo faccio qui. Molte volte in partita capitava di avere un avversario veramente, veramente forte e di non riuscire a recuperare in nessuna maniera. Cosa facevo io? Questo, ragazzi, semplicemente. Andavo a mettere questo modulo qui. Il 3-4-2-1. Sì, è questo qui, il 3-4-2-1 con, vedete, questo è il modulo. Ovviamente non è così a disposizione, voi mettete sulla fascia quelli più veloci, eccetera, eccetera, lo sapete cosa fare. E come istruzioni mettevo, vabbè, rimani avanti classico a tutti quanti, tutti. Davo solo l'istruzione ai CC, CDC, non so cosa sono in questo caso, di coprire al centro e di restare dietro un attacco perché volevo un po' di copertura, che ragazzi sono veramente si rischiatando. E come tattica andavo a utilizzare ripiega come sempre, ampiezza 5, ampiezza 6, scusatemi, 5 di profondità, giocatori in area 7. L'ampiezza l'abbassavo un pochettino perché ragazzi già il modulo è abbastanza largo di suo, quindi mettevo un 5. E giocavo così, ragazzi, praticamente. Giocavo con questo modulo, cercando di recuperare. Mi ha salvato molto. Ah, cosa molto importante, ovviamente. Scusatemi, non dovete mettere ripiega, ma pressing sul primo controllo. Perché se mettiamo pressing costante, con la difesa 3 si aprono tanti buchi. Sul primo controllo, più o meno, vi va a creare pressing su quando toccano loro la palla. Quindi poi potete gestire voi il tutto. Questa è stata l'unica cosa che io ho toccato al di fuori di ciò che vi ho fatto vedere finora. Quindi il 3-4-2-1 ho impostato in partite difficilissime in cui ero sotto. Ok, però per tutto il resto della weekend league, ragazzi, 4-2-3-1 non l'ho cambiato quasi mai. Cambiavo semplicemente l'impostazione da offensiva a super offensiva, diciamo, chiamiamola così, in cui andavo a mettere un pressing costante e più giocatori in area. Detto questo, ragazzi, queste sono le tattiche che mi hanno portato questa settimana a fare 25. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se le proverete e se le provate, in caso fatemi sapere anche come vi trovate. Lasciate un bel mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, soprattutto passate da Twitch, che appena potrò, ragazzi, mi butterò a fare qualche live su Twitch. Sto aspettando l'arrivo di un nuovo cavolan per poter streamare anche dal PC con LAN e non in wifi, sperando che laghi di meno. Quindi devo fare un po' di prove prima di giocare definitivamente su Twitch. Quindi ci si becca al prossimo video, un salutaggio, ma gamer, ciao!